Messaggio quotidiano ricevuto il 12 giugno 2017 nella città di Roma, Italia, trasmesso da Maria Rosa della Pace al veggente frate Elias del Sagrado Corazzo. La nuova profezia. Le sue basi sono di pietra rivestita, ma in essenza non esiste niente che la sostenga. Le sue colonne, elevate, elevano il potere apparentemente conquistato, dimenticando chiaramente che il potere lo ha Dio. Il suo cuore, rivestito di oro, illuccica tutta la bellezza che non è dal cielo. Mostra la sua presenza giustizia, ma dentro del suo tempio si nascondono le verità alla grande immensità del suo popolo. Il sacro nome di Dio è usato per poter realizzare le sue opere. Ma chi si sveglierà prima del tempo per poter vedere la realtà e non l'apparenza? Gli occhi di fuoco osservano le sue azioni e la maggioranza cade come in una trappola di sorprese. La fede si pone in gioco ed è necessario trovare la verità. Essa emana un'acqua che si assomiglia a una fonte e la sete di luce ed amore è così grande nelle anime che tutti corrono come ciechi alla ricerca di una soluzione. Perciò pochi sanno che non tutto è al sicuro, giusto e sano. Il tempio verrà rimosso, i suoi fedeli lo sentiranno, ma la maggioranza resterà ipnotizzata da quello che è esteriore. Sarà difficile sconfiggere questo potere. Esso è cresciuto molto dopo la fiducia concessa da Cristo. Ma, a partire dalle azioni, i percorsi si sono deviati completamente. Chi correggerà gli errori di interi secoli? Perciò il Padre osserva con misericordia e confida solamente in quelli che vivono la sua verità e non la travisano. Molti sono i pastori che hanno responsabilità per interi gregi, ma molti pochi fanno ciò che il Signore mi insegnò. Prendono con la loro mano il bastone del pastore, ma non sanno condurre i gregi per i cammini della fede. Il tempio è così somigliante a una moneta, esso ha due lati, una di fuoco e un'altra di oro. In lui si scrive una storia antica che finalmente dovrà essere purificata. I suoi passi sono tanto confusi come l'anima che non sa camminare né trovare la direzione. Nessuno ha potuto opporsi ad essa, è la madre dell'apparente pace, ma le sue opere non sono luminose né vere. Molti piangeranno per avergli comprato la sua fede. Perciò il divino scettro della luce colpirà così fortemente che le sue strutture si muoveranno, così come si muove la terra in un terremoto. Nonostante la sua fase più grave, il Signore colloca la sua divina mano su quello che è giusto e semplice, ma che deve esitare affinché il suo popolo non si perturbi. Il Padre gli darà la forza per continuare avanti. Il suo nome è povero e questo lo proteggerà. Da lui nascerà la forza dello stesso Cristo per poter purificare il Tempio e tutti i suoi cari. La maggior sofferenza sarà sapere la verità e, come fu detto, non rimarrà pietra su pietra. Ancora nei tempi dove Cristo sta ritornando, tutte le basi infedeli si muoveranno dentro e fuori della coscienza. Nella prossima alba, il sole, l'aurora e la luce dell'amore si mostreranno ai cuori cristallini e si mostreranno ai cuori opachi, perversi
e dominati dall'ambizione spirituale, affinché l'amore e il bene si compino. La Madre del Cielo viene intercedere, ma adesso sotto il comando della giustizia divina, la che correggerà i fatti del passato. Sarà il momento di che ogni anima e di ogni vita saprà dove ha messo la sua fede e nelle mani di chi l'ha consegnata. Beati saranno essi che conseguiranno, su tutto, collocare il loro cuore nel cielo, e tristi saranno quelli che resteranno sulla superficie degli eventi. Il Signore invia la sua serva per salvare la fede di migliaia di anime, perché ancora l'avversario continua lavorando. Saggi saranno quelli che pregano perché avranno discernimento. Illuminati e limpidi saranno essi che cerchino sempre l'umiltà. Santi saranno essi che abbiano divina compassione per i suoi fratelli. Niente sarà perfetto finché Cristo ritorni, che finalmente governerà con sovranità e il potere sarà tolto dalle mani degli uomini. I semplici vivranno l'speranza e otterranno, nonostante i fatti, rimanere nella luce interiore. Così tutti prenderanno coscienza della vera richiesta di Cristo. La sua casa si trova povera e non rivestita dentro del cuore degli uomini. E tutti vedranno venire la casa della luce dell'universo e sapranno che le loro dimore abitano nei mondi sottili. Per ultimo, le vecchie chiavi saranno tolte, gli angeli mostreranno agli uomini chi ha le chiavi dei cieli. Intanto preghiamo, fino a che il cielo della notte annuncia il segnale di quel momento che verrà. La vostra Madre Celeste asciugherà le lacrime di quelli che colpiranno il proprio petto per aver posto fiducia negli uomini. Ma Cristo porterà la gioia di poter viverlo e sentirlo vivamente, al di sopra di ogni apparenza. È arrivata l'ora in cui i veri apostoli del silenzio testimonino il regno di Dio a tutti quelli che non riescono a vederlo. Vi ringrazio per rispondere al mio richiamo. Prego insieme a voi la vostra Madre Maria, Rosa della Pace. Gracias, Madre, por cuanto nos das.